Chavez? Allora, diciamo che mi piace fare sia sfilate che concorsi per bellezza, non per pura vanità, ma per un semplice mio motivo personale. Infatti ho sempre cercato, diciamo, concorsi dove non si basavano sull'aspetto fisico, però ultimamente è solo così. Non ci sono più magari concorsi dove guardano se le ragazze sanno recitare, se le ragazze hanno un qualcosa di più, hanno diciamo un cervello oltre al bel faccio. Per partecipare bisognava saper fare qualcosa, ho detto, finalmente un qualcosa che sembra di essere serio. Ok, allora voglio salutare tutti quanti, spero di piacervi e di ricevere qualche voto. Ciao, sono Noemi, ho 20 anni e vengo da Torino. No, come idea mi piace assolutamente, e anche perché non penso, io non vado a puntare solo su quello. Votate. Mi chiamo Denise, ho 21 anni, studio psicologia, sono al secondo anno. Niente, ho ricevuto l'invito di questo concorso, prima d'ora non l'avevo mai fatti. Ho fatto sfilate, servizi fotografici, ma cose così proprio improntate sul concorso dove viene usata la mia immagine, per un'eventuale vincita, non l'avevo mai fatti. Quindi già questa cosa mi ha intrigato un pochettino. Facciamo un saluto generale a tutti quanti, un grosso bacione. Mi chiamo Cristiana Pompa, ho 22 anni. Per scoprire qualcosa di nuovo, per un'esperienza. Perché poi anche la bellezza è una cosa di gusti. Un concorso dove magari sei la più bella, ma nella giuria preferiscono un'altra. Dovremmo eliminare questa cosa che è una donna bella e stupida. Perché la maggior parte della gente la pensa così. Ok. Sì, tieni la posa, tieni la posa. Ciao, io sono Muriel e studio architettura al Politecnico di Torino. Sono qua oggi molto felice di essere qua perché spero sia una bella esperienza, un concorso dove non esiste solo la bellezza, ma possiamo anche essere creativi, si può ballare, imparare a recitare. Penso che sia qualcosa di importante per una ragazza, soprattutto in questi tempi dove i concorsi sminuiscono un po' di importanza. Buonasera a tutti, signori e signore. Siamo qui in questa bellissima serata, in questo bellissimo e prestigioso locale, a presentare un nuovo concorso, un concorso diverso dagli altri, dove abbiamo delle bellissime ragazze. Che le porterà poi, si spera, nel mondo dei loro sogni. E allora che dire, iniziamo la serata con questa bellissima musica. Ciao! Allora, dei concorsi mi è piaciuta comunque l'organizzazione, mi sono sempre trovata bene, alloggio, viaggio. E che non mi è piaciuto, o magari certe volte ho visto qualcosa di un po' non tanto onesto. Abbastanza furba perché comunque sarebbe c'è la voce del popolo, della gente che parla, non magari quei 5-6 giurati che fanno portavoce di tutti. Ciao! Sono Letizia Iannelli, ho 23 anni. Nella vita lavoro come impiegata presso un'azienda e sono studentessa universitaria. Il classico concorso di bellezza, ma necessario, secondo me, anche giusto, tirar fuori le capacità di una persona è fondamentale. Dico alle aspiranti regine di tirar fuori il meglio di loro stesse, le loro capacità, le loro potenzialità e secondo me un aspetto fondamentale è l'umiltà. Sono qui perché ho deciso di mettermi in gioco, è una cosa che non ho mai
mai fatto prima d'ora e quindi ero così curiosa di provare insomma questa nuova esperienza. Se non lo fai adesso che hai 21 anni, quando lo vuoi fare? Quando ne hai 40? Allora un po' questa cosa mi ha messo la pulce nell'orecchio, ecco, non voglio avere rimpianti nel futuro di non averci almeno provato. Sì, saluto tutti quanti, un grande in bocca al lupo a tutte quante le ragazze. Un'indicazione principale, quando si posa il professionista in ruolo? Ciao, sono Clara, 18 anni. Studio al liceo classico e ho deciso di partecipare comunque alla selezione di questo concorso perché mi piace sia l'ambiente dei concorsi sia l'ambiente in generale della moda, quindi ho provato a fare la selezione di Miss Mondo questo venerdì dove non ho vinto nessuna fascia, però comunque è stato divertente. Trovo sia interessante sia perché comunque si va al di là della Miss. Voglio la pace nel mondo. Ciao, mi chiamo Giulia e vengo da Torino, ho 19 anni e legato soprattutto anche alle capacità di una ragazza che non si guarda soltanto esteticamente com'è, ma quello che fa, i suoi interessi, su che mondo si trova, insomma, se è aperta a diversi mondi, come per esempio quello dell'arte, della danza. Modella. E io lo so che è un concorso, ma non è che so granché. Ho visto su Facebook, mi piaceva come evento, più che altro mi ha catturato l'immagine di questa ragazza molto bella con la corona, più che altro proprio mi ha attirato soprattutto la pubblicità che ci è stata fatta. Non ho fatto molte ricerche sull'evento, però mi ha attirato, ho detto proviamo, ma che vinca la migliore, io non voglio competere con voi, voglio più che altro divertirmi. Ciao, sono Antonella e sono nata in Calabria. Beh, so che è un concorso per diciamo diventare regina d'Italia. A livello sempre amatoriale, sì, ho recitato, ho fatto qualche spettacolino, però oltre a recitare mi piace tanto anche il ballo, ma io sinceramente mi sento di dire, siccome non mi sento proprio, cioè per carità, la bellezza, no, mi sembra molto belle. Ok, allora, grazie, io sono felice di essere qua innanzitutto. Mi chiamo Eleonora Mella, vengo da Castiglione Torinese. Ci sono questi concorsi però in cui viene premiata solo la bellezza. E penso che ogni ragazza comunque abbia qualcosa da mostrare in più, perché comunque ognuno ha delle attività, delle passioni. Io penso che le cose, se uno le fa, uno può essere ballerina anche fin da quando è nata, però se le cose non si fanno col cuore, cioè anche chiunque potrebbe essere, penso, bravo a ballare o bravo comunque a fare qualsiasi cosa, diciamo. Allora, io mi sento di dire solo una cosa, divertiamoci, divertitevi e niente, comunque vada, è una bella esperienza in ogni caso.